Ciao a tutti ragazzi e bomba sto cazzo. Di nuovo, 3, 2, 1. Ciao a tutti ragazzi e boom, esce da tutti gli altri. Eccoci qui in un altro video della qualsiasi cosa craft, dove vedete che ho fatto un paio di cosette. Innanzitutto mi sono fatto una golden bag per portarmi dietro un paio di cose. Vi faccio vedere il crafting perché è giusto. Crafting è un diamante. Lana, oro, è una cesta, è un blocco d'oro. Infatti ci ho messo un pochettino, ho usato la Tinker. Nel frattempo qua mi fa cobblestone a quantità industriale. Gli ho fatto fare anche due blocchi di ossidiana, sciupando una marea di lava e di acqua per evitare che i mob ci salgano sopra. Ho fatto un paio di spostamenti, mi sono spostato anche il letto qua. E adesso oggi si va e si parte. Allora, ragazzotti, oggi volevo partire con un paio di cose della Mechanism, che già mi ero visto qua quattro cose. Allora, volevo fare le prime fonti di energia, partendo che so dove andare a prendere un po' di lava, perché serve quella, facendo gli hot generator. Scriviamo generator, vediamo come generator. Allora, questi lava generator, questo lo faremo, poi il generatore dell'amore lo faremo. Allora, eccolo qua. E a te generator. Si fa facilissimo, sono due blocchi di legno, ferro, osmium, che credo di averlo, copper e copper, è una fornace. L'osmium dovrei avercelo, vediamo se è vero, nel caso si va a cercare subito. Dimmi che ce l'ho, ti prego, tutta la vita, dimmi che ce l'ho. Silver, gravel, tin. Ah, osmium, meno male ce l'ho quello che mi basta. Allora, lo vado a sciogliere nella tinker, sperando che si sciolga. Allora, si scioglie, eh? Si scioglie. Perfetto, facciamo cosa di osmium. Nel frattempo mi preparo una fornace che serve sempre. Ah, ho fatto anche di diamond dolly, ora vi farò vedere il crafting, perché per spostare le cose mi seccava svuotarmi e riempirmi sempre l'inventario. Questo su consiglio di Luca Ribelle, che giustamente. Perfetto. Vediamo se l'osmium è fatto, ma credo di sì. Stava fuori dalla tinker, oddio. I peggio bug. Perfetto. Vediamo se riesco a farne tre. Non credo, però vediamo se riesco a farne tre. Allora, quindi mi servono altre due fornaci. Perfetto. Dicevamo. Ferro, copper, copper. Di copper ne ho solo uno e tutti gli altri ne ho 21, quindi me ne serve un poco di più. Non so cosa ho detto, però ci stava, ragazzotti, quindi facciamo. Ah, ho fatto la stanza per la Tinker, stanza tutta nera, sopra nero, sotto nero. Tanto leviamo questo. Fai l'ultimo. Che sei bravo. Allora, vediamo se ci riusciamo. Con 6, ne serve solo uno per quello, giusto? Dovrei riuscirne a fare anche 4, però sappiamo com'è.
due pezzettini di legnos che dovrei averle. Eccoli qua, ce ne ho ancora. Eccoli qua. Allora. Pam 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 pam. Ok. Certo, più se ne fanno meglio è, ragazzotti, però non voglio esagerare perché devo fare un, diciamo, una piccola stanzetta apposita perché essendo che gli devo mettere la lava sotto, li metterò di lato completamente, che non voglio che caschino e facciano del male a qualcuno. Allora, vediamo che cosa mi serviva. Sì, il copper. Anche il ferro, fra l'altro. Dammi il copper. Ma questo mi serve. Forza, forza, dammi tutto il copper di questo mondo, grazie. Perfetto. Ma altri due me li prendo. Va bene così. Bagnoppiamo fino alla crafting table che fa sempre bene. Perfetto. Adesso se ritrovo. Non lo trovo mai perché è così giustamente in tutta la vita. Il ferro compare sempre dalla mia crafting. Allora, qua c'è un pezzettino, vediamo se trovo le altre. Come al solito non lo devo trovare mai, quindi ragazzotti ne ho trovate solo 3 e me ne servono 12. Quindi ragazzotti, smalto un poco di ferro nella tinker e ci vediamo appena ce l'ho. Eccoci qua ragazzotti, che abbiamo fatto 4 bellissimi cubi di iron, perché servono sempre. Fra cui ce ne sblocchiamo subito 2. Non tutti, ma 2 sicuramente. Andiamo a piazzarli. Allora, 1, 2, 3, 4. E questi sono fatti. Io ci metterei anche dei bellissimi cavi che si fanno semplicissimi. Mettiamo del ferro qua sopra. E perché non si accende? Perché sicuramente vorrà quella là. Allora, innanzitutto, ragazzotti, non li piazzo subito questi 4. Perché ci vuole una cosina. Quindi io adesso mi spacchetterò un pochettino le ossa. Ma devo buttare questi. Perfetto. Devo piazzarli più sotto. Adesso ti piazzi in qualsiasi modo. Solo che divento l'uomo pipistrello, ragazzotti, perché qua, come al solito, mi deve fare impazzire. Faccio il best maleo, quindi teniamo in mano. Se non ho il blocco sotto, non so perché non si piazza questo di qua. Dovrei informarmi, ragazzotti. Allora, perfetto. Torniamo in casa. Magari andando un pochettino più veloce. Penso di essermi trasformato in uno scheletro, vero? Come al solito. Rieccoci qua ragazzotti, non so che sia successo, ma ho ripreso la registrazione immediatamente, ho fatto solo 2 o 3 crafting o forse anche di più. Comunque
Comunque ragazzi, cosa è successo? Innanzitutto ho fatto già il Crescent Hammer, finalmente ho posizionato i miei bellissimi cosi. Come vedete funzionano perfettamente, sotto è tutta lava. Ho già caricato il Lidstone Energy Cell, vi faccio vedere anche il crafting. Abbiamo l'Eadstone. Ecco qua. Che ho dovuto fare? Per prima cosa una Lidstone Energy Cell Frame, che si fa semplice semplice, è un blocco di redstone, lead e vetro. Dopo aver fatto questo ho dovuto ricoprirlo solo di copper e metterci il redstone conduit coil, che si fa con l'electrum. Dice, dove l'hai preso l'electrum? Un'unione semplicissima di... Scusate, dentro la tinker di oro e silver. Ho fatto l'Electrum. Dopodiché ho fatto anche l'Alloy Smelter che mi è servito per fare i cavi. E questi cavi vi faccio vedere subito come si fanno. Andiamo a farlo con la U di uva. Conduit Iron, che è sempre dentro l'Alloy Smelter, si fa con Redstone e Iron. E il conduit binder che si fa con, ve lo faccio vedere pure questo subito, gravel, sabbia, clay e gravel sotto. Ne da 8 direttamente e li ho cotti diretti. Adesso devo fare questo, però farò. Questo è carino, potrei farlo anche adesso. allora, dicevo. Pratica, dopo aver fatto questo, ho collegato tutti i cavi, ho fatto riempire prima questa, e questi di qua li uso per emergenza, perché a quanto ho capito hanno bisogno comunque dei cavi, ho bisogno di cavi, o meglio così. Il pulverizer finalmente funziona, finalmente è carico, questo invece l'ho messo direttamente su. Adesso ci potremmo dedicare a fare i primi macchinari. Comunque ragazzotti, poi mi sono messo un pochettino a scavare, ho fatto anche l'aggiornamento Iron Chest. Chi non sa che cos'è l'Iron Chest, è una mod che si chiama poi Iron Chest, che permette di allargare le normali chest. Infatti una chest doppia mi fa... cioè una chest singola fa quanto una chest doppia, forse qualche cosa in più. Ovviamente ci sono i vari, vi faccio vedere. Iron Chest. Ecco, i vari upgrade, per esempio da Iron to Gold, che si fa con... Ve lo faccio vedere subito, anzi. Gold, Iron, torno, perfetto. Allora, tanto dovrei averlo. Che comunque mi sono divertito a fare un pochino di crafting, eccoli qua. Non li ho fatti i blocchi, ragazzotti. Ormai nella vita. Allora, semplicissimamente blocco di iron qua, oro tutto intorno, si prende questo, si shifta, come vedete è diventata molto molto più larga e soprattutto ha più spazio rispetto a una cesta normale. Posso anche aggiustarlo, metterlo per così, fare disegnini, le cose. Comunque ragazzotti, questo era tutto per oggi, vi voglio vedere che comunque siamo un bel po' avanti, ragazzi. Questi qua per adesso mi danno la carica, ma il prossimo passo sarà una cosa per alimentare il mio prossimo crafting, che non lo farò oggi, ma lo farò in questi giorni. Che è questo? Cos'è sta cosa? Questo sarà bello. Comunque è l'electric jackpack, che non è questo comunque. Vabbè, penso che sia questo, ma comunque. No, questo è. Però va EU, quindi mi serve una batbox. Dici, come lo carichi questo di qua della Industrial Craft? Semplice, semplice, semplice. Solar panel. Eccoli qua. Inizierò a fare questi di qua, i low. Semplicissimi. Ovviamente prima devo fare. Mi metterò a fare basic electronic circuit, tipo come se non ci fosse un domani, anche se questo forse è meglio. Sì, forse farò questo prima. Metallurgic infuser della Mechanics, ma che forse faccio prima così. Sì, mi fa che faccio prima così. Comunque, dopo questo li trasformerò direttamente, se ci riesco ne farò un bel po' in low e forse arriverò anche un medium.
Dopodiché li collegherò e farò direttamente il caschetto perché è tutto bello. Ovviamente non mi fermerò solo a questo, ne avremo tante e tante altre, ragazzotti, ma per oggi ci fermiamo davanti a questa fabbrichetta per adesso di energia, che devo dire, ah, ne vedete in più perché li ho fatti qualcuno in più, perché mi sembrano pochi, 4, loro ne ho fatto 7. A questo punto, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video. Ovviamente, ragazzotti, datemi tutti i consigli possibili e immaginabili. Come un ragazzotto mi ha dato un sacco di consigli. Non mi ricordo chi ha l'immagine del padre di American Dad, ecco. Tutti i consigli possibili. Se volete vedere qualche cosa, mi dite: vogliamo il watermill? Io mi metto a fare il watermill. Quindi ragazzotti, a questo punto io vi ringrazio tantissimo, commentate come le bestie, mettete mi piace, iscrivetevi alla pagina Facebook che è il mio comune Nebbia e iscrivetevi al mio canale Twitch che prima o poi arriveranno le live. Io vi saluto, sono Peppe, questa era la qualsiasi cosa Craft, a questo punto ciao a tutti ragazzi e boom e a tutti gli altri, un saluto al prossimo video, ciao ciao!